Marco, partita proprio al Cardio Parma, finita 15-14, 29 gol, però è una partita fondamentale da vincere per mantenere, no, quel trend importante e poi anche per la classifica, perché diciamo che adesso è al quarto posto, ma poi in realtà a due dal primo. Sì, è stata una partita, infatti sono stravolto, una partita veramente difficile dal piano, sul punto di vista fisico. È stata un'altalena di gol, c'è stato il quarto tempo che sembrava veramente una partita a scacchi. Noi facevamo gol, il tempo di battere la palla al centro, loro ne facevano un altro. Il quarto tempo è andato via così, non so il parziale, ma credo veramente avremmo fatto 10 gol nel quarto tempo soltanto. Sapevamo che era una partita difficile, loro sono una squadra che dal punto di vista fisico e per quanto riguarda la preparazione atletica hanno un'arma in più, nel senso che nuotano veramente tanto, sono preparati. Noi lo sapevamo, venivamo da due vittorie in due derby, quindi comunque il morale era alto e volevamo dare continuità a questi due risultati positivi. Poi soprattutto giocavamo in casa, che ormai da due anni sta diventando un fattore aggiunto, insomma, il campo di Monterotondo, e quindi non volevamo lasciare punti. Fortunatamente è andata bene e adesso, almeno io personalmente, non guardo la classifica. Noi dobbiamo continuare con il nostro obiettivo che ci siamo prefissati a inizio stagione, che è quello di arrivare il prima possibile a una salvezza tranquilla. Poi, una volta che saremo sereni, guarderemo la classifica e vedremo dove realmente possiamo arrivare. Avete un po' cambiato modo di giocare, arrivano molti palloni più al centro, oggi una partita tosta, no? Dura, tanti falli, al di là dei tre gol che hai fatto, però tante espulsioni hai guadagnato. Questo è un valore aggiunto secondo te quest'anno? Sì, devo dire che da sempre, già dall'anno scorso, Sandro, insomma, lo ringrazio perché ha una grande fiducia in me, quindi quest'anno soprattutto, anche durante gli allenamenti, spinge molto, diciamo, i miei compagni a guardarmi, a servirmi quando sono ben posizionato. Devo dire che devo ringraziare, insomma, di questo la squadra che si mette, insomma, a disposizione. Io faccio il possibile sia per cercare di fare qualche gol che soprattutto per caricare di espulsione gli avversari. Dobbiamo ancora migliorare un po' con le percentuali di uomini in più, però stiamo lavorando anche su quello, quindi piano piano anche questo fondamentale sta migliorando, e quindi bene così, dai. Matteo, hai fatto solo 8 gol in questa partita e se non è a record forse poco ci manca, una prestazione tua, ecco, ma maiuscola, però è una Roma Visnova tutta che ha giocato una grandissima partita contro un ottimo Pescara, importante per la classifica ma anche per dare continuità. Allora, intanto grandi complimenti al Pescara, sono veramente una squadra importante, bella squadra, hanno fatto veramente una bella partita di pallanuoto maschia, molto tattica, penso che almeno in questa categoria siano la squadra che sfruttano al meglio le nuove regole, senza ombra di dubbio, tanti rigori, tante espulsioni procurate col movimento, questo è un grande allenatore come Paolo Malara, sicuramente ha fatto il suo 8 gol, sono veramente felice, però abbiamo preso forse troppi gol, cioè preferisco, credo, che invece di 15 di squadra ne facciamo 10, ma ne prendiamo molti meno. Eravamo prima di questa partita la seconda miglior difesa, adesso sicuramente le squadre ci vedranno questa partita e ci studieranno di più su questo errore. Abbiamo fatto troppi errori difensivi, 14 gol sono veramente troppi. Senti, vietato a sto punto, non è più vietato sognare perché Roma è lì, no? Due punti dal primo posto. Ma noi dobbiamo pensare già da lunedì a venire qua a nuotare. Poi abbiamo Messina, quella di trasferta la più difficile secondo me, per il viaggio, per le condizioni comunque, il trasporto, così, vabbè, non è mio problema, però secondo me è la più difficile di tutte. Loro sono una squadra che ha nell'individualità come vittorioso, il nostro grande ex, il punto di forza. Se vinciamo quella possiamo pensare di fare un campionato più tranquillo. Dobbiamo salvarci prima, poi pensiamo in grande, assolutamente. Senti, l'ultima che ti faccio è, tu sei in questa squadra praticamente da sempre, hai visto i tuoi compagni crescere, oggi sono una realtà, no? L'ultimo tempo Padovano che viene da fuori, ma Poli, Provenziani, te, insomma tanti ragazzi che crescono in questa cantera e oggi possono giocare tranquillamente in A2. Adesso giocare, diciamo che il 90% degli errori abbiamo fatti noi giovani, quindi su questo argomento è un po' delicato. Oggi secondo me abbiamo giocato tutti bene in attacco e tutti male in difesa. Ormai
lo ripeto per l'intervista prossima e quella precedente, questo è un gruppo che giovani e anziani non c'è differenza. Se ci pensate sono solo tre giocatori che hanno giocato quest'anno che non sono della cantera, Willy, Marco e voi, poi tutti del Visnova. Quindi c'è proprio un senso di appartenenza e queste qua sono le partite in cui si vede la differenza.